In tutta l'area portuale di Trieste sarà vietato il consumo e la vendita di alcol. È una delle novità contenute nel protocollo di sicurezza sul lavoro firmato oggi in prefettura. Nada Choc. Il primo pensiero di Zeno D'Agostino al momento della firma del protocollo sulla sicurezza nel sistema portuale di Trieste è stato per il 58enne Paolo Borselli, che il 9 febbraio di quest'anno ha perso la vita lavorando nel porto di Trieste. Una tragedia dalla quale è nata l'esigenza di dare regole più rigide e innovative alla sicurezza nello scalo, sottoscritte dai datori di lavoro, spedizionieri, agenti marittimi, dai sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL, UGL, USB. Oltre che dalle istituzioni. Il protocollo appena firmato toglie l'alcol, la sua vendita e consumo da tutte le aree portuali, incluso l'interporto. Un cambiamento di passo anche culturale. Contestualmente si valorizza il ruolo dei rappresentanti per la sicurezza sul lavoro, che hanno il compito di segnalare anche gli incidenti near miss, ovvero quelli quasi accaduti. Vengono poi introdotti i requisiti minimi di formazione richiesta e in questo ruolo saranno coinvolti anche INAIL e Regione. Inoltre, al rinnovo delle concessioni, le imprese saranno chiamate a investire su strumentazione e tecnologia che agevoli la sicurezza del flusso dei mezzi. Attiva finalmente un processo di certificazione sulla sicurezza di tutti i soggetti che operano in porto. Purtroppo a Trieste ancora questo non c'è, anche se sappiamo che già alcuni terminalisti hanno intrapreso questo tipo di percorso. Abbiamo fatto un lavoro egregio con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati. Questo di Trieste sarà veramente un punto di riferimento come protocollo in area portuale, che potrà essere utile anche per esperienze, insomma, da estendere in altre realtà portuali. Questo protocollo sicuramente oggi fa fare un passo avanti alla salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici del porto. Siamo chiaramente davanti a un evento che si può dire essere epocale.